Salve a tutti fans dal vostro Super Corris, eccoci qui, state vedendo la qualifica della seconda gara della seconda stagione con il nostro assetto corsa competizione e la nostra splendida Lamborghini Huracan GT3 Evo. Raga, niente che dire, pensavo di aver fatto un buon giro di qualifica, mi sono fermato un minuto prima, evidentemente alla fine sono riuscito a migliorare tutti e partiamo ultimi dal fondo. Non è una buona cosa perché è una pista che già non mi piace, è bella come pista, però non mi trovo proprio a mio agio, anche perché molte curve secche e la vettura tende sempre a partire un po'. Detto ciò ragazzi, dobbiamo cercare di fare una buona gara. La cosa positiva è che i migliori sono tutti tra centrogruppo e dietro, quindi chiaramente questa è una cosa buona. Avanti spiccano incredibilmente la Honda, la Bentley, la Lexus, quindi non so come sia stato possibile. Queste vetture sono tutte alla ribalta e quindi partiranno avanti loro. L'obiettivo è risalire, sappiamo di potercela fare. Cambieremo inquadratura nella gara, metteremo quella del cofano per poter avere le massime prestazioni, ragazzi. Chiaramente qui vincere è quasi impossibile. Il podio è dura, arrivare nei punti è molto possibile. Quindi se l'anno scorso nelle gare che andavano male o prendevamo zero oppure venivamo squalificati, ci ritiravamo. Quest'anno chiaramente prendere punti in tutte le gare, prendere un buon bottino di punti è fondamentale. Quindi raga, si parte, stasera arriva anche MotoGP, la terza stagione, scusate, col nostro My Team, dove siamo in lotta per il mondiale a pieno titolo anche là. Come sempre ragazzi, se vi fa piacere far crescere il canale, iscrivetevi, lasciate un like, seguitemi sui miei social, trovate tutto in descrizione. Partiamo, andiamoci a divertire insieme con questo fantastico GP di Brands Hatch, ci sarà da divertire, vai! Eccoci qua friends, griglia di partenza, porca vacca, quanto siamo andati giù! Ultimi ragazzi, purtroppo non sapevo di aver fatto un giro così scandaloso, tant'è! Però avanti, guardate che situazione incredibile ragazzi, c'è la Honda seguita dalla Bentley e Nissan GT-R, Lexus. Praticamente Stolz, che è la prima della Mercedes, è solo quinto, quindi si è rimescolata completamente la classifica. Proveremo a risalire ragazzi in tutti i modi, speriamo di farcela. Per il resto partiamo con questo GP di Brands Hatch e speriamo che vada bene. Partiamo friends. Inquadratura d'obbligo perché su questa pista è veramente impossibile metterne un'altra. 20 minuti, tanto durerà la nostra tentata rimonta ragazzi, il nostro tentativo di tornare nei primi 10 perlomeno. Vediamo che tanti top sono dietro, guardate Marcello con la Mercedes rossa dov'è, davanti sono degli outsider, quindi questo ci può aiutare. Oh, green light, si parte. Oh, Super si butta dentro in mezzo a due vetture. Passa anche la Ferrari, passa anche la Honda. Oh, si butta in mezzo a due Aston Martin. Abbiamo fatto 27 sorpassi, raga. Grande partenza, come al solito. Oddio, prendiamo pure questo altro Aston. Oh, non ho capito che cacchio è successo, abbiamo toccato qualcosa. Ma collisione cocchi, se non ho toccato nessuno. Ci ha toccato lui forse. Già decimi raga con quattro curve. Adesso per Corris adesso torna sotto. Torna sotto, prova a tornare sotto. Parolone torna. Ci prova Super in tutti i modi. Sta guadagnando qualcosa. Pista che non ci piace ragazzi. Qua ci prova Super Corris, prende l'altro Lambo. Deve alcanzare il piede all'acceleratore, due ruote sull'erba. Seconda di rimedio. Esce forte Super.
Oh, si botta sulla Porsche, rischia di tamponare la BMW. E vai, esce fortissimo, distrugge i paletti come è nostra consuetudine. Prende anche la BMW Forza Super. Si botta dentro, incontro sterzo. Altro che force feedback qua, settimi. E adesso si butta l'inseguimento di Lexus e Ferrari. Allarga la Lexus, si prova a inserire su Dark Horris. Ma è pericoloso qua, pista stretta. Supercorris desiste dal sorpasso. Ma che cacchio è che tocca? Sento qualcosa della nostra vettura che tocca, ragazzi. Non si capisce bene, ma non fa niente. Finché non se ne escono le ruote, il vostro Supercorris continua la cavalcatona. Dai che non si molla, voglio! Piccola toccata di Super che si è visto la vettura incaprettarsi. Speriamo di non avere danni. Minchia ragazzi, c'è qualcuno che è andato davanti e scappato proprio. Noi abbiamo quattro vetture qua davanti, siamo sesti. Quindi c'è sicuramente qualcuno che sta facendo la fuga. E Supercorris che prova a rimettersi sul rigon. Stolz. E vediamo Stolz, cacchio. Uno dei piloti con cui lottiamo per il titolo, che ha vinto l'anno scorso, tra l'altro. Ma Corris con delle autentiche follie, tutto in controsterzo, sto cercando di recuperare. Decimi su decimi. E si riporta sotto qua. Imposta qui la curva dove abbiamo sradicato i paletti. Stolz ancora non riesce, Supercorris sulla Ferrari. Ci poteva provare pure su Stolz, ma va un po' largo. E qua per frenare ci vuole veramente tanta roba. Dai ragazzi, ci voleva provare Supercorris, ma era troppo da folli lì. Intanto siamo quinti, ragazzi. No, ci prova Stolz sulla Nissan. Corris deve desistere, ma sbaglia la Nissan, si inserisce Stolz. E qua dobbiamo stare attenti. Si butta dentro Supercorris alla Nissan, incredibile, si butta dentro anche alla Mercedes. Tutto interno qua sul cordolo e passa Supercorris, doppio sorpasso mozzafiato. E adesso siamo sul podio. Minchia ragazzi, la Bentley che cacchio di gara sta facendo. È letteralmente scappata, abbiamo la Honda davanti, che l'anno scorso non l'abbiamo mai vista così in alto. Ma Supercorris vuole recuperare. Abbattiamo tutti i pali, non ho capito a che cacchio servono. Lunghissimo Corris, cerca di tornare in traiettoria. Stolz non l'ha presa molto bene. Chiaramente lui ha dominato il mondiale e vorrebbe riprovare a farlo, ma Supercorris non è per niente d'accordo, anzi. Supercorris si porta sotto addirittura uno che si chiama Baguette, ragazzi.
che addirittura mi sembra anche che era in pole position. Corris prende la scia. Terza volante, va largo Corris, ci riprova Paquette a metterglielo dentro quel posto. È preoccupante il nome di questo pilota, ragazzi, avercelo dietro, perché chiaramente potrebbe essere veramente un'inculatura epica avere Paquette dietro. Madonna, ragazzi, sta pista è veramente pazzesca in tutti i sensi. Il leader va in box. Super Corris che adesso ha bel ritmo, vuole provare a allungare lo stint il più possibile per non perdere il ritmo. E si butta qui a capofitto come se non ci fosse un domani. Vai. Largo Super Corris, porca puttana. Speriamo di non aver fatto il passo più lungo della gamba, ragazzi. Però sento che la vettura un po' si muove in maniera non proprio amichevole. Guardate che fa. Super Corris prende un po' di distacco da quelli dietro. Inizia a pendellare le curve. Ma è problematica la storia qua. Oh, due ruote sull'erba. Super Corris sta tentando tutte per fuggire, ma non vi riesce assolutamente. In questo momento è lui il leader della gara. Ma non riesce a fare selezione. Allora decide di andare box. Entra in box Super Corris. Non deve sbagliare qui sulla piazzola. Dai, va bene, so. Piano, mi raccomando, metteteci un quarto d'ora ogni volta che alzate sta cazzo di macchina di merda. Cioè, boh, abbiamo dei problemi con i box, ragazzi, dobbiamo risolverli. O devo chiamare uno psicologo, perché veramente non c'è, boh, non c'è spiegazione di quello che ci succede a noi dentro i box ogni volta. Posso capire che uno deve parcheggiare preciso, ma neanche può perdere 5 secondi per una piazzola. Usciremo dietro da pazzi qua. Ci pensiamo a fare. Ecco qua, tutti quanti escono avanti a noi, raga. Assurdo. E vai. E vai. Minchia, ragazzi, è tutto da rifare. Che cazzo fa sta Lambo? Vai, ripassiamo subito, dai, non perdiamo tempo. Ci riprova Venturini a mettersi dentro, ma Super Corris ha obiettivi più ambiziosi. E come al solito si perdono secondi preziosi al box. Questo è lo stesso mondiale che abbiamo fatto l'anno scorso, ragazzi, non cambia nulla. Speriamo di riuscire perlomeno a risalire qua un po' la china. Dai, ragazzi, con immenso sconforto stiamo tentando qualcosa che... ci spetta di diritto, raga. Spero che sia qualcuno ancora in box, perché veramente undicesimi, quanto cacchio abbiamo perso? 20 secondi. Oh, chi è questo cash al box?
Minchia ragazzi, decimi. Cioè rendetevi conto, raga, eravamo secondi, eh. Quanto abbiamo potuto perdere? Super Corri, s'arrabbia. E si butta dentro la Porsche come se non ci fosse un domani. E vattene a fanculo sta cazzo di Honda, sempre in mezzo alle palle. Prende la scia Super Corris. E si butta dentro di rabbia. Ed ecco Stoltz, ovvero la sua auto che ha cambiato pilota. E la Nissan GTR. Siamo tornati sesti. Una gara pazzesca. E Super Corris di rabbia si avvicina alla Mercedes, con cui ha tanti conti aperti. Mercedes che è ancora in battaglia con la Nissan. La Super Corris 4-4. Quinto posto, ci abbiamo il podio davanti. Oh, questi hanno visto forse la gara della McLaren e ci vogliono far lottare fino alla fine. Ma non abbiamo Leclerc avanti, bensì abbiamo Angel. No! Scoda la vettura in uscita. Super Corris prende anche un po' d'erba, terreno di caccia favorevole nelle battaglie di dirt. Come prima ragazzi, battaglia in velocità con la Nissan e la Mercedes. Corris prova la traiettoria interna. E alla meglio sulla Nissan. Molto vicino, ma adesso c'è la Mercedes da prendere per il podio. Poteva essere anche un secondo posto. Ma queste sono le stagioni dei rimpianti, ragazzi. Raga, abbiamo la Mercedes davanti che vorrebbe scappare, ma non l'ha capito che Super Corris non lo battono così facilmente. Non si batte. E vai! E vai! Arriva Super Corris sulla Mercedes! Mamma mia quanto cammina sta cazzo di Mercedes! Passo tosto della Mercedes, ragazzi! E noi stiamo provando in tutti i modi a tenerla! Mamma mia quanto va. Guardate quanto abbiamo dato alla Nissan in un giro e qualcosa. Madonna quanto va ragazzi. Va la Mercedes raga. No, fuori Corris. Porca puttana. Uscita bastarda l'uscita di Corris. Porca puttana. Se ne va la Mercedes raga. 2 secondi qua, wow, veramente succede un miracolo. E la riprendiamo miracolosamente oppure ciao. Dovevamo sfruttare l'occasione quando c'era la GTR. Due secondi raga, non è detta l'ultima. Che cazzo. Vabbè ho sbagliato dai. Ciao ragazzi, è andata su. Questo stint di gomme evidentemente raga non è buono come il primo. Minchia, aia ragazzi lungo. Niente, non riesco più a guidare bene. Evidentemente abbiamo un
setup è un set di gomme che non è all'altezza di quello precedente. Mannaggia la miseria, cioè, come cacchio ha fatto la Ferrari ad andare prima? C'era la Bentley nettamente avanti. Comunque ragazzi, la cosa positiva è che sì, abbiamo la Mercedes davanti, però comunque nessuno, si muove la vettura, raga, si muove. E inizia ad arrivare la GTR. Nessuno dei top, ragazzi, è troppo avanti, quindi la perdita di punti nel campionato è molto limitata. Però adesso ci dobbiamo svegliare perché la vettura non mantiene un cazzo, ragazzi. Non ho capito cosa hanno fatto queste gomme. Quanti giri abbiamo ancora? Altri due giri, porca puttana. Speravo fosse l'ultimo. Qua arrivano una flotta di vetture pronte a saltarci al collo. La Super Corris venderà la... Perché non ho capito perché scatta il quinto posto, poi il quarto. Siamo quarti, basta. Ma Super Corris venderà cara la pelle per questo quarto posto, che ci lascia agganciati al treno mondiale in una pista che non ci piace. Adesso inizieranno ad arrivare le varie piste che piacciono a me, ragazzi. Poi la cosa cambia. No, cazzo, voglio... Cazzo, ragazzi, Angel è andato a prendere anche la Lambo. No, la Bentley che passa al terzo posto. Mannaggia se cacchio di Mercedes, raga, sotto... Ah, si imbarca la vettura, raga. Mannaggia, non riesco più a guidare, ragazzi. C'è evidentemente un decadimento pazzesco delle nostre gomme. Abbiamo ancora un giro da fare. Sta Mercedes è terribile, ragazzi. Si è preso il secondo posto. Proprio in Formula 1 è veramente tosta riuscire a tenerla dietro. Raga, freno prima perché la vettura, se freni proprio all'improvviso, si imbarca da pazzi. È Super Corris che inizia ad avere la pressione della GTR sempre più vicina. Meno male che non c'è Baguette dietro, se no l'inculata era pronta. Proviamo a difenderci come possiamo. C'è una Ferrari prima, meno male, già una bella notizia. Tentiamo, tentiamo in tutti i modi. Deve essere chirurgico qua nelle curve. Guardate quanto si è abbassata la nostra velocità rispetto a prima. Ma non riesco più a guidare. Ma questo quarto posto è fondamentale per il mondiale, ragazzi. È fondamentale. Guardate che strisciate nere sull'asfalto. Super Corris si prova a difendere qua. Si prova a difendere con tutto ciò che ha. E ce la fa in qualche modo, non si sa come, ce la fa. E vai, ragazzi, quarti, ottimo risultato. Ottimo risultato su una pista che non mi piace. È oro questo. Eccoci qua, raga, finisce così, quarto posto per il vostro Super Corris, che comunque, devo dire, è un risultato che ci lascia perfettamente in corsa per il mondiale. Poi la prossima gara vi farò vedere la classifica completa, quindi devo dire che non è male, dai. Una gara molto difficile, come al solito. Se non avessimo perso tempo in box potevamo anche tentare un terzo posto, però va bene così, dai raga, va bene così. Pomeriggio arriva MotoGP, quindi tutti belli ghiotti, ci divertiremo nuovamente insieme. A dopo.